La bellezza se o piede la tua chi plene sopir e bene grandolo. So per lui demande figlie c'avevo. Volevo mari, 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 u volevo signor. A tutti è una visita per Medioevo e Libreria bellissima. Stiamo entrando nella seconda chiesa per metratura di Milano dopo il Duomo. Entriamo nella chiesa che proprio più che mai in questo periodo rappresenta i 40 giorni della passione, che porteranno alla passione di nostro Signore Gesù Cristo. È una chiesa che in questo momento è una chiesa, appunto, fatta e apposta per la passione. Alcuni paramenti sono stati chiusi, ma su nostra richiesta d'Italia medievale è stata illuminata. Il discorso che comunque bisogna, talmente sono tante le cose che vi devo spiegare, correre un attimo perché siamo attesi, per cui di conseguenza la spiegazione di questa chiesa, che ha una base molto profonda nella storia di Milano, nella Milano del primo Rinascimento, cioè al chiaroscuro del Medioevo, è fatta proprio in un determinato posto all'interno della chiesa. Camminiamo dentro la chiesa lentamente, così vi potete fare un'idea. Nella seconda parte della visita io vi lascerò un po' liberi, entro ovviamente le 12, perché poi c'è la chiusura, di vedere i capolavori di questa chiesa. Liberamente, respirare l'atmosfera molto molto religiosa e molto rispettata tra l'altro dalla parrocchia, perché questa è la parrocchia dei 10 profeti, che comprende anche San Pietro in Gessate tra le altre chiese, perché questa è proprio tutta una zona che una volta era la zona di Porta Tosa o Porta Tonsa, perché è la zona di Porta Tosa vicina alla porta del Monforte, ed è per questo che nasce questa chiesa. Ma la nascita di questa chiesa la andiamo a spiegare dentro, prego. Immaginatevi Milano, immaginatevi, ripeto, Milano com'era alla fine del XV secolo. Nelle fotocopie che vi ho distribuito potete tranquillamente vedere come poteva essere questa zona, Porta Tosa o Porta Tonsa. Immaginate che dopo il Naviglio, che attualmente vi ha i Visconti di Modrone, e dunque c'era il fiume, quest'altra parte era fuori dalle mura medievali. Ed era un campo di ortaglie, era un campo di coltivazioni, i contadini venivano qua a distribuire la propria mercanzia al mercato, si facevano delle feste, c'era una tranquillità incredibile che era stata assolutamente gestita anche dalla famiglia Sforza una volta che entra il potere nel 1450. Da cosa si definisce questa zona? Chi abita o chissà dove via Chiossetto sa benissimo che questa è un'espressione milanese che vuol dire Giuseppe. Giuseppe vuol dire piccolo campo circondato da, diciamo così, da una recinzione, perché erano i piccoli terreni dei contadini che stavano qua. In questa zona idilliaca, popolata anche di animali per volontà del duca, c'è un padrone ed è una famiglia. Che anticamente, fino al 1900, era collocata come abitazione in via Amedei al 5 qua a Milano. Questa famiglia si chiama la famiglia Birago. Sono i proprietari, ripeto, di questa zona. Nella generazione sforzesca sono due i maggiori esponenti del Birago, Francesco e Daniele. Francesco è un uomo di fiducia, prima di Francesco Sforza, poi di Galazzo Maria e successivamente di Lodovico il Moro. Daniele è un uomo di chiesa. Il Papa, suo contemporaneo, lo promuove al titolo onorifico di Vescovo di Mitilene, che in Grecia sappiamo benissimo che non ci sarà mai andato. E però questo signore, questo Vescovo, perché lo chiamiamo bene, è un grandissimo umanista.
Allora, in quel momento si decide che se questo è il mio territorio e qui c'è una cappelletta dove si adora una Vergine della Passione, con poteri miracolosi, dove tutti i contadini, tutta la gente del posto viene ad adorarla in determinate festività, perché questo è un terreno consacrato, non tiriamo su qualcosa? Qualcosa di bello, qualcosa che ricordi me, vescovo di Mitilene, per la mia grandissima cultura umanistica. E per la mia grandissima cultura umanistica devo chiamare l'ordine molto più forte dal punto di vista della cultura umanistica. E chi abbiamo non a Milano ma fuori Milano? I canonici lateranensi del Santissimo Sacramento di Nostro Signore. Dove sono? Lo vedremo l'8 aprile alla prossima visita. Sono tra le due chiese in Santa Maria del Casoretto e sono definiti dai milanesi quasi santi. Chi sono? Sono canonici regolari. Brevemente vi spiego questo sepolcro. Sopra abbiamo il cardinale, abbiamo il vescovo, scusate, Daniele Virago. Sotto abbiamo la tomba del fratello Federico. Sono stati portati qua. La particolarità è la dimostrazione che comunque sia c'è un linguaggio, una storia dietro anche questo monumento. È un monumento ovviamente rinascimentale. Il nostro vescovo muore intorno al 1495, non si parla più del Medioevo, ma le tracce di Medioevo sono perfettamente presenti. Allora, dove è stato collocato? Nel testamento lui diceva vicino all'altare, ciò non è stato possibile. La dimostrazione che è stato portato qua volontariamente è che non visibile sulla parete, il lato nascosto dalla parete non è stato scolpito, vuol dire che è stato appoggiato qua e terminato qua. Non era possibile che si andasse con questa forma di arroganza di metterlo vicino ad un altare dove c'è praticamente il datore di lavoro di questo vescovo, che comunque un pochino di amore di se stesso ce l'aveva. E la dimostrazione dell'importanza di questa persona è data dai lati. Nei lati adesso vedrete che da una parte c'è il simbolo dei Virago, che sono tre catene intrecciate, che è una donazione viscontea, perché attenzione, sono i signori di Milano che danno gli scudi alle famiglie nuove che gli sono state fedele. Mentre qua ci sono i tre anelli incrociati, che è la donazione degli Sforza alle famiglie fedeli. Qua Visconti, qua Sforza. Vuol dire che questi non nascono dal nulla, non muoiono. E per l'ultima giornata di Medioevo in libreria 2016-2017, un format che è giunto quest'anno alla sua 15ª edizione e che è composto di visite guidate al mattino, proiezione video e conferenza al pomeriggio. Questa mattina abbiamo visitato la chiesa di Santa Maria della Passione, che è stata un po' una sorpresa per chi non c'era mai stato come me. Una chiesa barocca, diciamo subito, anche se la costruzione è iniziata nel 1485 e quindi è ricchissima di reminiscenze medievali. Poi la nostra guida, Mauro Enrico Soldi, è bravissimo a estrarre anche tutto quello che può collegare il Medioevo con l'umanesimo e con il Rinascimento, quindi è stata davvero una visita molto 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 gradevole. Oggi pomeriggio cominciamo con la proiezione di una città che fra due anni sarà la capitale europea della cultura, che è la città di Matera. Bene, grazie. Allora, è la terza volta a questo punto che ritorno a Italia medievale nel giro di un annetto circa ed è sempre un piacere. E quindi il tema è scienza e innovazione, potremmo dire, nelle campagne medievali, e credo che sia interessante riflettere di questo tema pensando al Medioevo. E al termine di questo intervento
Io vorrei cercare da un lato di smontare uno stereotipo che in fin dei conti continua a agitare il nostro immaginario sul Medioevo, cioè l'idea che tutto sommato nel Medioevo l'innovazione, la tecnica siano poca cosa, soprattutto rispetto all'epoca precedente, cioè all'età antica. E poi vorrei anche cercare di riflettere in maniera un po' più ampia su quello che è il rapporto tra innovazione e tradizione. Ecco, se dovessimo dire il tema di fondo di questo intervento è proprio questo, cioè il rapporto tra innovazione e tradizione. Quindi vi mostrerò un Medioevo che produce invenzioni, che innova nell'ambito ovviamente delle campagne medievali, ma che lo fa anche con un continuo rapporto, con una continua reinterpretazione e rimodellamento di quella che è la tradizione, quindi di quelli che sono dei saperi già esistenti che vengono rinnovati e riattualizzati. Inizio a fare notare il fatto che tutto sommato il grande sapere scientifico romano, o se vogliamo i punti in cui l'Alto Medioevo sembra non essere più in grado di attingere a questo sapere scientifico, riguardano soprattutto quello che oggi noi definiremmo le grandi opere. Quindi, per esempio, come si fa un ponte? I romani erano capaci di fare i piloni, di precostruire i piloni di un ponte e poi di immergerli nell'acqua con dei complessi macchinari, no? Allora, questo è qualcosa che nel Medioevo non avviene praticamente più. Come si fanno le colonne monumentali? No, allora avete presente, non so, diciamo, i fori romani, i fori imperiali a Roma, per esempio, no? Delle dimensioni anche delle colonne che non vengono poi più praticate nel corso del Medioevo. E da questo punto di vista non è neanche scorretta l'idea che ad un certo punto nel Medioevo, nei primi secoli del Medioevo, tutto sommato fare una colonna di quelle dimensioni, gli uomini dell'Alto Medioevo non fossero più capaci di fare. No? Allora, tutto sommato potremmo dire c'è del vero nello stereotipo, c'è del vero, ma dobbiamo anche considerare il contesto in cui ci muoviamo. È un contesto, quello dell'Alto Medioevo, dove si è interrotto il grande afflusso fiscale nelle casse, diciamo, nelle casse pubbliche, e quindi le grandi opere non si fanno più. Allora, tutto sommato, se si perde un certo tipo di sapere, è perché non è più funzionale rispetto ai primi secoli, a quello che è il contesto dei primi secoli del Medioevo. Invece nel viaggio che stiamo per iniziare ad affrontare, per una carrellata necessariamente veloce nel tempo che abbiamo a disposizione per il lungo millennio medievale, noi troveremo altri ambiti dove appunto invece l'innovazione c'è, un'innovazione alle volte moderata, alle volte più spinta, ma dove è comunque un'innovazione che alla fine del lungo millennio presenta veramente un volto nuovo per le campagne medievali. Quindi un volto nuovo delle campagne medievali che si nutre di questo strettissimo rapporto tra tradizione e innovazione. Allora, partiamo dall'Alto Medioevo. Quindi potremmo dire che la nostra parola d'ordine per quest'epoca è ecologia, no? Quindi la creazione di un rapporto ecologico tra uomo e ambiente. Abbiamo visto, siamo partiti dall'idea del fatto che un certo sapere, il sapere delle grandi opere, si perde. Però, se vogliamo, l'Alto Medioevo è anche un sapere che è costretto a inventarsi una nuova tecnologia. Una tecnologia fondata su un'edilizia che diventa in buona misura un'edilizia del legno, oggi diremmo un'edilizia ecosostenibile. Allora, il legno diventa la materia prima con cui si costruisce, rimpiazzando per esempio il laterizio, che era il materiale prediletto dai romani. Questa è la ragione per cui quando si fa uno scavo archeologico su un sito romano si trova subito tantissimo materiale, perché i materiali i romani costruiscono con le tegole, i laterizi rimangono.
si arriva sul sito altomedievale, sulla fase altomedievale del sito, tutte queste evidenze scompaiono, comunque diventano molto meno evidenti, perché si usa molto di più il legno, e il legno negli scavi archeologici, nei depositi archeologici, lascia molte meno tracce. Però allora la riflessione, la prima riflessione che farei, è vero, è, si perde, se vogliamo, un certo sapere, anche un sapere costruttivo, per esempio, rispetto ai mattoni. La produzione di mattoni in questi secoli è scarsissima. Perché? Perché ci sono tantissimi mattoni, no? Ci sono tantissimi mattoni ereditati dall'età romana, dall'età antica, che vengono riutilizzati. Quindi se noi facciamo un'analisi scientifica sui materiali che vengono, sui materiali laterizi che vengono utilizzati in una costruzione dei primi secoli del Medioevo, scopriremo che la datazione è sempre precedente. Perché? Perché vengono utilizzati nelle costruzioni altomedievali dei materiali di reimpiego tratti principalmente dall'età romana. Allora, dove l'edilizia rurale inserisce una delle novità nell'alto medioevo è nella costruzione in legno, e la costruzione in legno tutto sommato porta anche delle, da questo punto di vista, delle innovazioni, soprattutto pensando anche a un'altra trasformazione che sta avvenendo nelle campagne, cioè gli abitati si stanno avvicinando all'acqua. Gli abitati alto medievali hanno una grande capacità di coesistere con gli ambienti acquatici. Perché? Perché rispetto al mondo romano, che valorizza soprattutto le terre coltivate, il mondo alto medievale valorizza l'incontro. Quindi valorizza l'incontro, valorizza anche gli ambienti palustri. Allora noi iniziamo a trovare degli insediamenti alto medievali, un insediamento alto medievale che è stato scavato recentemente, per esempio quello di Nogara tra Verona e Bologna, che ha avuto un vantaggio straordinario. Cioè l'insediamento di Nogara è interessato da una falda acquifera, quindi i depositi, in qualche modo gli strati dello scavo sono stati attraversati da una falda acquifera. La falda acquifera ha permesso la conservazione del materiale ligneo, quindi il legno, che noi in genere non abbiamo quasi mai negli scavi archeologici, qui l'abbiamo conservato grazie alla presenza del legno. Allora, la situazione cambia quando ci avviciniamo ai secoli centrali del Medioevo, quindi IX-XII secolo. Questo, se vogliamo, nell'economia della nostra narrazione, è veramente il punto di svolta, è il momento in cui, in un certo senso, le innovazioni tecnologiche sono più dense, anche se molte delle innovazioni che noi iniziamo a vedere fanno fatica ad attecchire, no? Possiamo vedere che vengono fatte certe scoperte, possiamo dedurlo, perché quelle fonti sono sempre quelle che sono, ma perché certe innovazioni entrino a regime, diventino capillari, in realtà bisogna attendere molti secoli. Quindi soltanto tra XII e XIII secolo, paradossalmente, noi vedremo un utilizzo sistematico delle innovazioni che si iniziano a registrare tra IX e XII secolo. Allora, quali sono queste innovazioni? Beh, innanzitutto, come contesto, le innovazioni che noi vedremo sono sollecitate da una trasformazione complessiva della proprietà, cioè dalla nascita di alcune grandi proprietà che diventano grandi proprietà, diciamo, caratteristiche di quest'epoca, del IX-X secolo, cioè le curtes, la curtis. La curtis è l'azienda agraria di questi secoli, un'azienda agraria bipartita, quindi coltivata in parte direttamente, soprattutto attraverso manodopera servile, quindi schiavi, e in parte indirettamente attraverso contadini che versano un canone al signore, ma che poi prestano anche le cosiddette corvée, cioè delle prestazioni d'opera gratuite sulla parte coltivata direttamente. Quindi l'innovazione, come dire, la caratteristica della curtis è il fatto che la parte coltivata direttamente è coltivata in parte dagli schiavi, in parte dalle corvée prestate dai contadini
che invece hanno in affitto terre nelle altre aree della Curtis, dipendente dalla Curtis. E questo, capite, si presta a un'economia che rispetto a quella antica ha complessivamente, anche se poi le situazioni sono molto differenziate da caso a caso, una capacità di sfruttamento della manodopera servile più limitata. Questo è uno dei punti chiave dove inserire il nostro discorso sulla tecnologia. Cioè, il mondo antico è un mondo che ha grande disponibilità di manodopera servile, cioè di schiavi. Il mondo, soprattutto dell'epoca di cui stiamo parlando, il mondo del IX secolo, è un mondo dove questa manodopera servile è sempre meno, e allora bisogna sopperire a quello che non dà la manodopera servile in altro modo, anche e soprattutto attraverso l'utilizzo di innovazioni di tipo tecnologico. Allora, quali sono le innovazioni introdotte da questo nuovo sistema, che è il sistema legato alla presenza delle Curtes, di queste grandi aziende agrarie al dominio? Bene, innanzitutto una piccola innovazione riguarda le scelte del cereale. Con l'utilizzo di un cereale che noi praticamente non conosciamo più, che è la spelta. Perché improvvisamente, all'epoca delle Curtes, iniziamo a ritrovare la spelta. Perché la Curtis si indirizza, tra i vari cereali che può utilizzare, non è l'unico cereale che utilizzi, ma un cereale che utilizza fortemente è proprio la spelta. Perché la spelta si conserva molto bene, quindi si adatta allo stoccaggio. E questo vi dà anche un indizio su quello che è il tipo di economia della Curtis. Gli storici, i medievisti dicono un'economia aperta, cioè non un'economia chiusa. Ancora adesso su molti manuali scolastici si dice che la Curtis è un'economia chiusa che produceva soprattutto un'economia di autosussistenza. Ma poi qui arriviamo alle due grandi innovazioni, che se vogliamo sono anche le due grandi innovazioni che vengono per lo più ricordate nei lavori su scienze tecniche del Medioevo, a partire dal lavoro fondamentale che a molti di voi sarà noto, proprio di Mark Bloch, che in qualche modo è stato il lavoro cardine su questo argomento. Allora, le innovazioni in questo caso che si producono in questi secoli sono essenzialmente tre e riguardano la rotazione triennale, l'utilizzo dell'aratro pesante, e poi il terzo punto è l'utilizzo del mulino idraulico. Questi sono veramente tre grandi trasformazioni che favoriscono un salto tecnologico che permette un grande incremento della produttività economica e quindi una grande crescita economica. All'ultima fase prendiamo in considerazione, quindi gli ultimi due secoli del Medioevo, ultimi secoli quindi tra crisi, la crisi del 300, ma anche tra crisi e ripresa, perché poi c'è subito, a partire dall'inizio del XV secolo almeno, una fase di ripresa. Come cambia l'agricoltura? Quali sono le innovazioni? Beh, qualcosa abbiamo già visto, per esempio, attraverso l'utilizzo delle foraggere, ma c'è un filo rosso che lega le foraggere a tutti i cambiamenti che vedremo. E cioè la tendenza a creare una sempre maggiore specializzazione culturale e una tendenza a andare sempre di più verso coltivazioni e produzioni agricole che sono fortemente commerciali e commercializzate, no? I grandi vini dell'Italia contemporanea sono iniziati a nascere proprio in questi secoli, proprio tra 300 e 400. Cioè tra 300 e 400 che iniziamo a vedere dei vini che probabilmente oggi riterremo imbevibili, che però nello stesso tempo iniziano a curare una certa qualità e anche una certa selezione dei vitigni. Per fare un esempio tra tutti, del 1292 vicino ad Alba abbiamo la prima attestazione del Nebbiolo, quindi quello che poi è la base per
i grandi vini delle Landi, ma poi iniziamo a trovare, non so, documentato l'Arneis, il Moscato, la Malvasia, insomma una grande varietà di vini che iniziamo a ritrovare in quali fonti poi? Nei dazieri commerciali, ecco, poi naturalmente il riso. Il riso iniziamo a trovarlo, sempre pensando alla Lombardia, perché in realtà l'introduzione parte dalla Sicilia ed è legata ai contatti con il mondo arabo. Il mondo arabo, sapete, la Sicilia ha avuto una fase araba, diciamo attorno proprio nei secoli centrali del Medioevo, tra IX e XI secolo, e questa fase araba è stata un grande veicolo di introduzione di nuove specie, quindi grande diffusione di arance, pistacchi, canna da zucchero in Sicilia in quest'epoca. Compare anche il riso, però il riso nella pianura padana compare soltanto dalla metà del 400 in alcune tenute modello degli Sforza. Però è ancora una presenza davvero eccezionale. Come vi dicevo prima, la grande diffusione del riso è soltanto nell'età moderna, e a me viene da dire il volto monoculturale che voi vedete nelle campagne a sud di Milano con il mare a scacchi è qualcosa che addirittura è soltanto novecentesco. E l'altra chiaramente innovazione che pure abbiamo accennato prima è come si trasforma anche l'habitat, quindi grande presenza di habitat sparso, di costruzioni sparse che sono volte a sostenere questa operosità agricola sempre più intensa. Le cascine naturalmente, ma poi anche una serie di piccole costruzioni sussidiarie che iniziano ad accompagnarsi alle varie produzioni agricole. Quindi abbiamo per esempio quelli che nelle Lande si chiamano i chiavotti, che ma li ritroviamo in tutta Italia, quindi delle piccole costruzioni che sono volte ad aiutare l'attività di vendemmia all'interno delle linee. E qui veramente chiudo, no? Siamo arrivati alle soglie della modernità, ci troviamo di fronte a un mondo nuovo, un mondo che veramente ha iniziato a cambiare il suo volto paesaggistico, partendo dal nostro punto di partenza, che era quello della fine del mondo antichità, del mondo antico, dove invece appunto la situazione, il quadro delle campagne era molto differente, era un quadro segnato da una maggiore capacità tecnologica, quello romano, e mi sembra che forse al termine di questo percorso non possiamo proprio dirlo. Grazie.